così legati all'allenatore uscente, la preoccupa un pochettino per lo spogliatoio che troverà? E poi un'altra cosa per scherzarci un po' su, ci sono delle agenzie che già giocano il suo esonero entro dicembre a 3,45. Beh, allora, intanto che i giocatori siano legati alle nature mi fa piacere, perché sono degli uomini e seri e hanno lottato per la maglia, per la squadra, insieme al proprio allenatore, e quindi questo mi fa solo piacere. Poi l'altra cosa, io la mia carriera sono subentrato, mi pare in Serie A, è un record mondiale. Su questo cos'è il nono è la nona stagione. Io su 9 stagioni sono subentrato 8 volte e subentrato a volte anche non in prima battuta ma anche in seconda battuta. Quindi cosa vuole che le dica? Cioè, io ho un record mondiale su 10 anni, su 9 anni di Serie A ne ho fatto un anno dove ho iniziato. C'erano 18 giocatori fuori rosa, forse lì era meglio non incominciare. E mi riferisco alla Lazio, il presidente ha detto bene. E tutti gli altri anni sono sempre subentrato, quindi quando subentri, hai pochissimo tempo. Cioè, quindi non hai 2 mesi la preparazione, le amichevoli. Quando inizi magari puoi fare degli errori e in corso li correggi. Quando subentri il margine di errore è sempre minore. Per il Giornale Sicilia, Giuseppe Leone. Allora, a parer mio, il Palermo ha tanti giocatori bravi, forti nella rosa. Tutta questa forza che io credo abbia il Palermo la dobbiamo mettere per fare bene, molto bene, le due fasi di gioco. Quando abbiamo la palla dobbiamo essere bravi, è un dovere visto che per me i giocatori ci sono, e quando la palla ce l'hanno gli altri bisogna che siamo bravi tutti, a partire dagli attaccanti, a dare compattezza e equilibrio alla squadra. Per me la rosa del Palermo ha dei giocatori molto interessanti, forse magari non hanno quell'esperienza che serve per il nostro campionato, però bisogna metterla sua alla svelta via questa esperienza. Massimo Onorito e Repubblica. Sì, buonasera. Buonasera.